È vietato uscire, è vietato morire. Non si può né correre né fare la spesa. Ciascuno impari a starsene in casa, a leggere e scrivere e persino dormire. Il fatto è che il sole di fuori è un richiamo per chi è abituato a non starsene fermo. E non c'è natura che dentro uno schermo sia uguale a quella di quando vogliamo. E la bici è un aereo, i capelli sono onde, le ruote vascelli per solcare il mondo, le gambe potenti che girano in tondo, il sudore che scende lungo la fronte. E Giorgio di dietro nel seggiolino, che fa da zavorra e dice la strada, a destra, a sinistra, ovunque si vada, lui ride e strombetta col suo sederino. Ti aiuto in salita per darti una spinta, sussurra al papà che sbuffa sudato, perché il piccolino adesso è ingrassato e pesa sul serio, mica per finta. Adesso che il virus ci ha chiusi un po' in casa, gli tocca pedalare di sopra in palestra. Il mondo è soltanto una grossa finestra, la maglia però è la maglia rosa. E Giorgio pretende di stargli di dietro. La bici da spinning non possiamo andare, il tuo seggiolino non si può montare, gli dice il papà allargando le mani. Papà, stai attento che passano i treni. Ma no, piccolino, in mansarda si può pedalare un po' a caso distraendosi un po'. Allora mi prendi? Posso stare lì in piedi? Seduto al contrario sopra il manubrio, il bimbo incoraggia il papà. Più veloce! Il papi ci prova, spingendo con forza, tenendosi indietro, in equilibrio. Puoi essere al parco, per strada o in mansarda. Non contano gli alberi, il parco, la strada. Se tuo figlio ci crede e ti dice di andare, c'è una svolta e un sorriso sotto ogni pedale. Che il mondo non è solo quello di fuori. Il mondo è ciò che ci portiamo dentro. Se credi a un bambino anche sul pavimento, con la fantasia possono nascere fiori. Che il mondo non è solo quello di fuori. Il mondo è ciò che ci portiamo dentro. Se credi a un bambino anche sul pavimento, con la fantasia possono nascere fiori.